Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli». Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Questa profezia chiude il racconto evangelico di oggi, in qualche modo tagliando fuori dal racconto anche la conclusione di questa vicenda che ci viene presentata dal Vangelo di Matteo, in cui appunto un centurione si rivolse a Gesù per ottenere attenzione e quindi guarigione per il suo servo malato. Ma appunto ciò che conta non è solo la guarigione, che oggi noi non ascoltiamo nel Vangelo, ma è innanzitutto l'atteggiamento. L'atteggiamento di questo centurione che, essendo pagano e quindi non ebreo, vede in Gesù un uomo di Dio e forse molto di più. Vede in Gesù colui che ha il potere della parola che opera e per questo chiede a Gesù di prendere in considerazione la situazione difficile, tormentata del suo servo. Il centurione ritiene di non essere degno di accogliere Gesù e chiede a Gesù che la sua parola compia la guarigione. E questo atteggiamento è proprio ciò che Gesù intuisce come fede. Probabilmente per il centurione era un ragionamento frutto di un cercare colui che ha potere. Come io ho potere sui miei soldati e posso far fare loro quello che ritengo giusto, così quest'uomo, Gesù, ha il potere sulla vita, sul bene, sul male, sulla malattia. Questa è l'apertura che questo centurione in maniera molto pratica presenta. Ed è per questo che Gesù dice: questo centurione fa parte di coloro che verranno da Oriente e Occidente a sedersi alla mensa della fede, della speranza, della carità, laddove appunto Abramo, Isacco, i patriarchi hanno vissuto la loro fede con Dio. Questa è l'esperienza della fede, ma soprattutto del affidarsi al Signore anche se non conosciamo e non possiamo comandare, ma sapere che Dio è più forte di noi. Il nostro fondatore spesso usava l'espressione che si sentiva come un bambino in braccio a una mamma esposto fuori su un abisso, convinto che Dio non l'avrebbe mai lasciato cadere. Quindi il pericolo, quindi la fatica, ma una fede profonda.